Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Oggi farò la mia prima rank della mia prima partita classificata e vedremo come andrà, sono molto curioso. Nel frattempo qui c'è una schermata che riassume brevemente quello che accade appunto durante le partite classificate. La cosa che mi ha incuriosito è questa, guardate qui in stagioni. Allora, ottieni ricompense tramite le sfide e questo è strano. E poi ottieni punti, ovvero magari potrebbe semplicemente dire che le sfide le puoi fare anche in ranked, però non influenzano i punti che prendi alla fine della partita per salire di divisione, ok? Però potrebbe semplicemente dire quello. E poi, cosa ancora più strana, ottieni punti competitivi dopo ogni vittoria o pareggio. Però non ti dice che li perdi se perdi la partita. Quindi che vuol dire esattamente? Cioè che è una sorta di farm? Cioè devi farmare più partite possibili per andare su, perché tanto conta solamente quante ne vinci, non quante ne perdi. Sarebbe strano, sarebbe molto strano. Vediamo un po' com'è. Allora, andiamo a partita competitiva, coda aperta o seleziona un ruolo prima di giocare? Io selezionerei il tank, che è il ruolo dove mi trovo meglio. Detto ciò, quindi andiamo subito in partita saltando la coda. Attenzione, partita trovata. New Queen Street. Allora, dobbiamo attaccare ed è una partita in cui bisogna portare avanti il robot. Sapete che queste partite Reinhardt è davvero forte? Io mi prenderei Reinhardt con la skin, questa qui arborea, che è fighissima. Allora, nel frattempo vi ricordo di lasciare come al solito un bel mi piace per questo video, per questo inizio delle partite classificate su Overwatch 2 da parte mia, di commentare facendomi sapere come sono andate invece le vostre prime partite classificate e iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Dai, vediamo un po' come va questa partita. Abbiamo Pierrot, mi sa leggermente francese quel tipo, poi Karl Pixo, Faudrey Noir e Zeki Boss. Siamo contro The Pixel, Mara Eve, Lil Chris Zzzz, Deadly Wood, anzi Deadly VOD e Meowing Ton. Ok, vediamo, per me sarà un disastro questa prima partita classificata. Ho un brutto presentimento, però abbiamo Zenyatta e Ana. Vedete se dall'altra parte troveranno tipo Moira e Brigitte, che sono i due support più sbilanciati nel momento. Vedrete, eh. Ah, Reinhardt contro Reinhardt. Buono. Buono. What? Ho fatto tripla? Boh, vi confesso ragazzi che l'ho fatto completamente a caso, come si confà ad uno che gioca Reinhardt, ovvero tira martellate a caso. Ora portiamo avanti questo robot. Sono solo io qui a portarlo avanti, non conviene però. Andiamo un po' più avanti di qua, facciamoci portare avanti dal robot. Buono. Venite qua ragazzi. Alle spalle, alle spalle. Vieni qua. Muori. Olè. Attenzione, attenzione. Potrebbero arrivare anche da là loro. Non solo da qui davanti, anche da là in fondo. Ok. Area di partenza completata. Grande. Ah, peccato, stavo per ultare. Alla fine sono riuscito a uccidermi. Non potevano più curarmi per via di quella roba di Ana infame. Infatti anche loro hanno Ana. La roba anticura, guardate che è fortissima. Cioè, in un gioco in cui le cure sono così forti, non permettersi di curare gli avversari è una cosa fortissima. Ora però io ho una ultimate da tirare molto volentieri. Minchia, Gengi ha ucciso tutti, ha fatto la play of the game. Palese.
Palese che è Genji Play of the Game. Abbiamo vinto, raga, ci abbiamo portato il robot direttamente in base loro. Guarda, Genji ha fatto probabilmente 1000 danni con quella ultimate tutti insieme, forse anche 1500. Ok. Dai, primo round vinto perché è vero, in ranked nelle partite ci sono più round per dare ovviamente la giusta possibilità a tutti di competere. No, mi dissocio da quello che scrive il tizio su Ana. Vabbè, guarda qua, cioè, boh. Mi sembra normale. Mi sembra normale. Ok, progresso competitivo. Grado di abilità e revisione si aggiornano ogni 7 vittorie o 20 sconfitte o pareggi. Ok, qui le sfide che vengono completate. A questo punto, ragazzi, andiamo subito a fare un'altra partita competitiva, sempre con il tank. Quindi non c'era un altro round. Boh, va bene. Andiamo subito in partita. Partita trovata a King's Row. Tra l'altro, guarda, qui dovremmo attaccare con il payload, quindi dobbiamo portare avanti il payload. Per questo tipo di attacco sapete che Orisa non sarebbe per niente male, eh? Prenderei Orisa, sinceramente. Eccoci qua. Abbiamo un Cecchino, Sorin, un Junkrat, buono Junkrat, Marisal. E abbiamo due bei supporti, eh. Mercy che tecnicamente dovrebbe stare attaccata al mio culo in continuazione. E invece Moira che tirerà dei danni clamorosi contro il team avversario. Ok, questa è la mappa, va bene. Forse per questa mappa, non so, Orisa all'inizio sarà un po' tosta da usare. Però dai, dovremmo sfruttare bene la copertura di quel pulmino lì al centro. Grazie, grazie cara. Ti saluto. Bene. L'ho fatto smettere, questo era l'importante, dato che mi stava dando parecchio fastidio. Mettiamo il nostro cosino qui, il nostro spray, e andiamo. No! Vai via, ciao! Ah, davvero? Mi ha colpito? Non so bene come, ma mi ha colpito. Ancora! Dai, dai, che ha firmato la sua condanna a morte, sto tipo. Muori, muori, muori. Buono. Ok, uccisione doppia. Ho ucciso il loro tank e il loro supporto. Dovremmo prendere questo punto, dai. Avete visto come ho impalato il povero Zenyatta, il povero monaco che non ha potuto fare nient'altro se non prendersi quel giavellotto in pieno petto. La palla di Moira che se ne va. Ok, dai, prendiamo il primo punto. Buono. E mo si scorta. Dov'è il carico? Eccolo qua. Vieni, forza, su, su, su. Ah, guarda come vanno da dietro. Ok. Qui avrei dovuto usare meglio la mia ultimate. Beh, questo è un po' pollo, ragazzi. Davvero pollo, sto tipo. Da dove è che sparano? Ah, da là in fondo. Oh, crepa. Eppur si gode. Dai, l'avevo tirata giù. Benissimo, l'avevo tirata giù. Buonissimo. Buono, buono, buono. Guardate quanto mi curano. Guardate quanto mi cura Mercy. Davvero
lo rende davvero molto difficile. Attenzione. Ok, ho ucciso Mercy. Crepa. Può morire gentilmente qualcosa, grazie. Buono, buono, buono. Oh, un po' di cure qui, eh. Attenti a questi. A questi colpi di Junkrat. Junkrat comunque molto forte. Specialmente in queste partite qui. Ok. Buono. Buonissimo, raga, qui. Mo' adesso posso andare a ultare, eh. Mo' posso ultare dentro. Perché quel gianco è coso di non muore? Ok, buono. Buono. Ottimo. Oh raga, ma li abbiamo arati di nuovo? Tu butti fuori la testa? Tiri fuori la testolina? Vabbè, lui è immortale, quindi lasciamolo pure così. Buono. Niente, si sono arresi del tutto proprio. Ok, va bene. Round 1 concluso. Abbiamo disintegrato. Sorry about the deliver, guys. Ah, beh, sì, sono andati via. Vabbè, sono andati via, ragazzi, quando avevano già perso, quindi sorry about the delivers. Avevano già perso, diciamoci la verità. Magari avrebbero tenuto un po' di più il tempo. Può darsi. Può darsi, può darsi. Io vado ancora di risa, però bisogna difendere. No, aspetta, allora, bisogna difendere. Prenderei molto più volentieri. Vabbè, risa ci sta comunque, per carità, però. Un bel Reinhardt per difendere, sapete che non è per niente male. Non è per niente male per difendere Reinhardt. Vediamo un po'. Abbiamo anche un Bastion. Possiamo mettergli lo scudo. Venite qui, ragazzi. Venite qui davanti. Pronti? Raga, dove sono i nostri danni? Sto ricaricando lo scudo. Crepa, buono. È andata qui sopra lei. È da prendere e ammazzare. Bene. Moira non deve essere lasciata libera di agire, eh. Stupido fermare Moira. Però non possono entrare da qua, giusto? Buono.
Ah, ma stanno. Ormai hanno deciso che hanno perso questi. Va bene. Don't run in. Kiddos. Give them damage and kills. Cosa? It's over. Ma è incazzato Andinis? Ah, ok. Oh, purtroppo. Ah, fanculo, va, crepa. Cioè, se devo stare qui a vedere loro che, cioè, finiamo la partita e via. Cazzo bisogna fare, cioè. Cosa bisogna fare? Bisogna stare qui a guardarsi? È più divertente, eh? Non lo so. Ditemelo voi. Cosa bisogna fare? Cioè, è colpa nostra se di là hanno leftato perché hanno capito che era una partita persissima fin dall'inizio? Non è colpa nostra. Comunque, a quanto pare in Overwatch, durante le ranked, giustamente, non ti possono mettere qualcuno di nuovo se il tuo team lefta. Adesso riesco a travolgerla? No. Di poco. Crepa. D'altronde bisogna aspettare che finisca la partita, quindi. Ecco fatto. A me spiace, d'altronde. Cioè, queste sono quindi le ranked di Overwatch. Gente che lefta appena la partita un po' in difficoltà. Cioè, questo vuol dire giocare ranked ad Overwatch. Boh. Che bisogna fare? Almeno mi diverto un po', no? Cioè, boh. D'altronde non è colpa mia se loro hanno leftato. Certo, sarebbe stato molto più divertente rimanere fermi, vero? L'azione migliore della partita. Ecco, sto rispondendo loro nella chat. Sarebbe più divertente, sarebbe stato più divertente rimanere fermi. A questo punto rimanevate in base, che bisognava fare? Rimanete in base e via. Mi spiace per loro, si sono beccati gli AFK, meglio quelli che hanno leftato la partita. Ma detto ciò, andiamo a fare quindi la terza e ultima partita ranked di questo video. Vediamo cosa accadrà, se vinceremo anche quella super easy oppure se la perderemo malamente. Eccoci, partita trovata. Allora, sarà una partita in cui bisognerà spingere il robot, quindi io andrei ancora di Reinhardt. Dato che in questo tipo di partite Reinhardt è davvero una roccia, un colosso. E gli avversari devono essere molto bravi a flancare per riuscire a tirarlo giù. Per riuscire a tirare giù in realtà tutto il team. Se gli avversari sono un po' stupidotti come quelli che ci sono capitati prima, sarà una partita abbastanza facile. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' cosa accadrà in questa partita. A me dispiace vedere che anche su Overwatch comunque la community sia davvero tossica e. Boh, è stupida. Cioè. Fare quelle partite di prima. C'entra anche il matchmaking, eh. Per le partite di prima c'entra anche il matchmaking perché forse erano le mie prime partite e mi sta mettendo con gente un po' a caso, non sa bene dove mettermi. Ma a me non sembra che sia stato io in realtà a fare la partita. Cioè mi ha messo palesemente contro un team molto più scarso e ha messo invece con me un team molto più forte. Quindi è davvero strana questa cosa. Boh, vediamo un po' come va. Questa è una delle mappe nuove, è una delle mappe più intricate da quello che vedo. Cioè, ci sono molti passaggi secondari, vedete tipo qui. Vediamo un po' come va. Siamo già al 6% della ultimate. Buono, Yakiriko.
Via, grazie. Avanziamo, avanziamo. Ah, ma qualcuno qui dietro è morto? Cioè, avete lasciato la gente contro Sigma da sola? Ok, morto. Ah, come scusa? Cos'è che è uscito sotto un giocatore? Ritorno in coda con priorità. Certo, cos'è che è uscito sotto un giocatore? Ha fatto qualcosa? Non ho ben capito. Boh, me la conta persa? Non. Cos'è che è successo, ragazzi? Aiutatemi a fare chiarezza nei commenti su quanto è appena accaduto, perché è molto strano. Cioè, la partita è stata annullata. Forse c'era un FK nell'altro team, e l'altro team ha avuto modo di arrendersi prima, come il remake su League of Legends. E quindi ti dà il. Ah, però ti mandano un'altra partita, non ti fa rifare la stessa. Vedete, c'è il carro. E per portare il carro conviene Orisa. Però non ti manda nella stessa partita, appunto, ti fa uscire dalla partita senza perdere niente, ti rimette in coda con la priorità per entrare subito in partita di nuovo. Questa è una cosa molto buona che anche League of Legends dovrebbe fare, cioè coloro che subiscono un remake, quindi hanno fatto tutta la fase di caricamento, tutta la fase di selezione dei campioni, ban, eccetera, l'inizio del gioco e dopo 3 minuti la partita viene annullata perché c'è qualcuno FK, dovrebbe rimetterti in una coda prioritaria. Cioè che tu la partita la trovi subito, non che rimani in coda e magari devi aspettare altri 5 minuti per giocare. Ok. Quindi questa è una buona cosa, però mi sa che sì, che c'era un FK nell'altro team, quindi hanno potuto annullare subito la partita, credo. Vediamo un po' come va questa allora. Vediamo, eh. Guardali là, tutti fieri, che loro giustamente hanno Reinhardt, come era palese pensare. Sapevo io che tirava. Ok, iniziamo a tirare un po' di danni. Ah, però, eh. Però i danni. La barriera l'abbiamo rotta ormai, eh. Buono, buonissimo. Buono, conquistiamo questo punto. Ah, però. Buono, morta Sojourn. Il nemico anche di sopra, a quanto pare. Scordiamo il carico da questa parte. Ecco di nuovo la palla di Moira che fa danno a tutti, a caso, indiscriminatamente. Molto democratica la palla di Moira. Buono. Ottimo. No, mi ha annullato l'arpione. Dai, sono usciti tutti. Infami. Buono. Tu? Dove vuoi andare esattamente, eh? Vabbè, a caso non lo colpisco, cioè era dentro il mio mirino, però non l'ho colpito. Ah, sei ancora qui dentro tu? Buono. Morta Moira, gli altri dovrebbero andare giù abbastanza facilmente. No, mi hanno disintegrato. Mi sa che ho perso le cure del mio team. Sono andato un po' troppo avanti. Buono, buono, resuscitami. Grande. Buono, morto Kenji.
Guarda lì i due supporti che si curano a vicenda. Continuano a far danno anche sulla barriera per togliergliela subito. Ah, però. Proteggiamo il nostro team. Niente. Troppi danni, troppi danni. E non dico, non vorrei dire troppe poche cure, mi sa solamente troppi danni. Non riuscivano a tenermi in vita. Grande. Oh raga, non riusciamo ad andare più avanti di così comunque, eh. Cioè ci hanno incastrati qui. Dai, dammi la ultimate. Dai, non ho fatto davvero nessun danno. Cioè, a me sembra strana sta cosa, però, eh. Affanculo. Dai, quella era una bellissima ultimate. Come ho fatto a non far danno? Ma quello, ma puzza un po' quella roba lì, eh. Cioè, mi sa che tutti avevano abilità per scappare. Boh, però ne avevo attirati tutti a me. Cioè, lì era proprio la ultimate da uccidere tutto il team praticamente. Tiriamo via quello scudo. Buono. Ok. Va bene. Buono. È lì sopra? Sì. Che cacchio. Dai, l'ho tenuto lì al muro, però non sono riuscito a ucciderlo. Che mi sta resuscitando. Buono. Ah, niente, mi ha annullato il colpo. Niente, zero. Non riusciamo ad andare più avanti di così, peccato, è iniziata così bene questa partita. Siamo qui alla fine e noi non riusciamo a ucciderli, non riusciamo a combinare bene le nostre ultimate. Non so se siano pronte le ultimate dei nostri, abbiamo la ultimate di Junkrat pronta. Potrebbe essere utile. Attenzione lì, eh. Vi proteggo, vi proteggo. Non conviene continuare ad andare avanti però qua. Aspettiamo un attimo loro. Conviene eliminare questo cacchio di robo, eh. Dai, su forza, uccidetelo. Buono. Buono. Dai, andiamo avanti. Via, 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 via. Buono. Dovrebbero essere morti tutti. Dai, non l'ho colpito? Come ho fatto a non colpirlo lui? Stava parando i colpi? Dai, ma che sfiga però. E quanto? Non sono riuscito a portarlo sto carico. Ok, questa è una partita effettivamente combattuta. Non riesco a capire il perché sia così tanto combattuta nel momento in cui li abbiamo arati nella prima parte di partita. Manca un minuto. Ok. Tiriamo giù quella barriera di Sigma. Dai, via, 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 via. Buono, stunnato Moira. Mentre era in ultimate. E continua a prenderli, ragazzi, ma ci manca davvero tanto. Sto cercando di caricare la mia ultimate. Per provare poi a buttarmi dentro.
No, mi hanno ucciso. Ok, mi resuscita. Ok, devo ultare, devo riuscire a ultare. Ok, ho la ulti pronta. Ma non muore mai nessuno, ma com'è possibile? Com'è possibile che non muoia mai nessuno? E niente, sono rimasto da solo qui. Ci ho provato. Ci ho provato, ma qua è davvero tosta. Top damage quasi del team, cioè io e Sigma, no, c'è anche Soldato che ha fatto un botto di danni. Round 1 concluso, però mi sa che That Genji is slightly annoying, sì. Però bisogna ammazzare gli altri, non Genji. Ora si invertono le parti e dobbiamo riuscire a tenerli. Dobbiamo riuscire a tenerli e mi prenderei quasi quasi un bel Reinhardt per la difesa. Vediamo un po' cosa si riesce a fare, eh. Non dobbiamo farli arrivare più lontani di quanto siamo arrivati noi, che siamo praticamente arrivati alla fine. Quindi non dobbiamo farli arrivare alla fine, banalmente. Se ci arrivano abbiamo perso. Se non ci arrivano abbiamo comunque vinto. Noi che abbiamo ancora comunque Moira e quell'altra lì, Mercy. Sicuramente sono stata più impegnata di te. A livello di danni siamo un po' mancati, eh. Loro hanno 1000-2000 danni in più rispetto ai nostri. Stessa lingua, Contando che noi zucchero. abbiamo Junkrat, dovrebbe fare molti più danni, eh. Junkrat dovrebbe farne molti di più danni. Facciamolo ricaricare lo scudo. Ah, rimanda pure quella roba lì. Crepa. Ma come obiettivo perduto? No, raga, qua abbiamo fatto davvero una cappellata, eh. Abbiamo fatto proprio una cappellata. Questo Genji è davvero bravo comunque. No, no, purtroppo qua ci stanno arando. Ci stanno proprio arando. Cioè quel Genji lì è troppo più bravo degli altri. Di tutti noi qui dentro. Questo è un palese, è un altro palese errore del matchmaking di Overwatch, purtroppo. Cioè, non puoi mettere dei giocatori con un dislivello tale nelle partite. Cioè, tutte le partite che ho fatto stasera io sono state davvero squilibrate. Non ha molto senso sta cosa. Cioè, guardate sto Genji. Ditemi se vi pare normale. Dai. Da davvero là non è stato stunnato nessuno? Cioè non è morto nessuno di quelli stunnati? Dove è andata? Crepa. Memoria l'abbiamo ammazzata. Voglio dire, Sombra l'abbiamo ammazzata, però sta partita è davvero tosta, eh.
Davvero tanto tosta. Forse dovrei cambiare anche campione. Magari Reinhardt non è il più indicato. È possibile? Lo so. Buono. Ho schiacciato Moira. Perché non muore Moira? Scusatemi, quanta vita ha? Può morire gentilmente sto tipo, grazie. Niente, non muore. Torniamo indietro. Teniamo lo scudo. Devo ricaricarlo un po'. Tiramola giù, bravi. Buono. Buono. Ok, non sto qui a tenere la barriera perché è semplicemente un bersaglio per loro. Appena arrivano la rimetto. Vediamo un po' se riesco a uccidere qualcuno, a fare un po' di danno. Buono, presa. Via. Presa un'altra volta. Ok, non l'ho uccisa? Dai, siete trasportata via. Peccato. Buono. Oh, finalmente, vieni con me, Moira. Brava. Crepa. Buono. Andiamo a fare un po' di danno per ricaricare anche la ultimate. Ah, dietro sono arrivati. Muori. Buono. Buono. Vengo lo scudo. Oh, abbiamo vinto, dai, buono. Dai, non se la meritavano loro questa, sinceramente. Dopo la partita che avevamo fatto, non se la meritavano. Vediamo chi fa l'azione migliore della partita. Junkrat. Ok, dai, loro lì si sono disuniti tanto. Cioè, quello là con Sigma ha fatto una partita incredibile, poi ha cambiato, ha preso Risa. Non si sa bene per quale motivo, è che con Risa faceva cagare. Che continuava a venire a morire in continuazione. Niente male. Progresso tank, vinte 3 su 3. Bene, a questo punto ragazzi direi che per questo video però è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.